Ciao bambini, ciao bambine! Oggi parleremo di segni zodiacali. Voi sicuramente avrete sentito i grandi dire «Sono del leone», «Io sono della bilancia». In Giappone invece dicono «Sono nato nell'anno del drago» oppure «Sono nato nell'anno della tigre o del topo». Ma non sentirete mai nessuno dire «Sono nato nell'anno del gatto». Se volete scoprire perché, ascoltate questa storia. Ci fu un tempo in cui il re chiamò a raccolta tutti gli animali per invitarli ad un grande banchetto. Gli animali ne furono entusiasti, non vedevano l'ora di partecipare ad una festa nel palazzo del re. Sfortunatamente il gatto dimenticò la data, ma non si perse d'animo e andò a trovare il topo. A lui chiese quando fosse il ricevimento. Il topo, per dispetto o per cattiveria, gli diede una data sbagliata: il giorno dopo la festa. Venne il giorno del banchetto. Gli animali si prepararono per andare all'appuntamento. Il primo ad uscire di casa, col suo passo lento, fu il bue. Lo seguivano da vicino la tigre e via via gli altri invitati. Il topo, che aveva le zampe corte, rimaneva però indietro. Se fosse arrivato tardi, sarebbe stato molto maleducato. Così prese la rincorsa e saltò sul dorso del bue. Quando la comitiva fu giunta davanti all'ingresso del palazzo reale, il topo zompò a terra e così, da ultimo che era, grazie alla sua astuzia fu il primo ad entrare. Di fronte al sovrano si allinearono poi, educatamente secondo l'ordine in cui erano arrivati, il topo, il bue, la tigre, la lepre, il drago, il serpente, il cavallo, la pecora, la scimmia, il gallo, il cane e il cinghiale. Per tutti ci fu ottimo cibo in abbondanza. Soddisfatti da quelle delizie, se ne tornarono poi a casa a tarda notte. Il giorno dopo, il gatto, tutto contento, si presentò al palazzo del re. Ma c'era un grande silenzio. Stupito, si rivolse al portiere. «Come mai c'è questo silenzio? Il banchetto non è ancora iniziato?» «Ma il banchetto era ieri!» rispose quello, ridendogli in faccia. Da allora il gatto detesta il topo con tutto il cuore ed è diventato suo nemico giurato. Ancora oggi, quando un gatto scova un topo, ne fa un boccone ed è per questo inoltre che non è stato incluso nei 12 segni zodiacali.